Partiti cavalli del quarto grande steeplechase d'Europa, corsa di gruppo 1. Va davanti Quick Fire, il transalpino, nei confronti di Darsaid. In terza posizione si va a sistemare Alpha 2, quarto è Budapest, quindi in Pritzer per le linee esterne. Allen Foran, poi ancora Pareto e Zarcali. Queste le posizioni dei cavalli nell'affrontare la prima curva, con Quick Fire che fa l'andatura nei confronti di Darsaid. In terza posizione si mantiene Budapest, avendo all'esterno Alpha 2. All'interno dei due galoppa invece Allen Foran, davanti a Impreezer, Zarcali, Pareto. Cavalli che hanno affrontato un primo passaggio del doppio travone, affrontano adesso il rettilineo opposto. Il francese Quickfire fa l'andatura, dopo il salto del muro lo accompagna Darsaid. Dietro la coppia c'è invece Budapest, con a ridosso Alpha 2, Impreezer, Allen Foran, Zarcali, Pareto. Quick Fire mantiene sempre l'iniziativa, l'attacco della piegata, arginello piccolo. Darsaid lo segue piuttosto da vicino, nella scia dei due c'è sempre Budapest, quindi Alpha 2, Impreezer, poi Pareto, Allen Foran, Zarcali. Ultimo tratto della piegata, quei cavalli che affrontano il salto del Sepone, venendo così al completamento della curva, per venire poi sotto le tribune ad affrontare il salto della Fence. Tutti piuttosto bene sulla Fence, cavalli adesso affrontano il salto della Riviera. Per venire così al completamento del rettilineo, Quick Fire sempre all'evidenza nei confronti di Darsaid. Budapest gravita sui due, alle spalle del terzetto c'è Alpha 2, quindi ancora Impreezer, Pareto, Allen Foran, Zarcali a contatto. Con queste posizioni i cavalli hanno superato anche il doppio travone, piegano adesso sulla diagonale. Quickfire sempre in vantaggio nei confronti di Darsaid e Budapest, salto del terrapieno grande, dopo il quale i cavalli si approssimano e affrontano l'Oxer grande. Tutti piuttosto bene anche all'uscita dalla diagonale. Quickfire conduce dal via, Darsaid accompagna il leader della corsa. Dietro alla coppia di testa c'è Budapest, con a ridosso Impreezer, poi Pareto, ancora Allen Foran, Alpha 2 e Zarcali, che si mantiene alla retroguardia del gruppo. A metà della curva Darsaid ha rotto l'indugi, Darsaid è passato in vantaggio, precede il francese Quickfire sull'arginello piccolo. A contatto sempre Budapest, poi Impreezer, Pareto, Allen Foran, Alpha 2, Zarcali. Cavalli che si presentano adesso ad affrontare la diagonale. Procedono piuttosto compatti nell'avvicinarsi al salto del muro, dopo il quale il plotoncino viene ad affrontare il salto del Talus. Completamento della diagonale, Darsaid in vantaggio nei confronti di Budapest, quindi Impreezer, Pareto, è retrocesso a metà gruppo Quickfire, quindi Allen Foran, Alpha 2, Zarcali, siepe delle tribune. Cavalli che affrontano con questo ordine di corsa la curva di Marlengo, con Darsaid che conduce nei confronti di Budapest e Impreezer, quindi Pareto, poi Allen Foran, Alpha 2, Zarcali e Quickfire, il francese che è finito in coda. Retto opposto alle tribune, salto del doppio travone, rettilineo opposto, Darsaid inseguito da vicino da Budapest, quindi Impreezer. I tre sono molto vicini nell'affrontare il rettilineo opposto, il muro di metà rettilineo, con Impreezer che è il primo ad attaccare deciso. Impreezer, Budapest e Darsaid hanno preso vantaggio nei confronti di Allen Foran, quindi Pareto, Zarcali, cavalli sul verticale, con Darsaid che prova a respingere Impreezer all'interno, di fuori c'è Budapest, i tre in buon vantaggio sulla curva conclusiva,
con Imprizer davanti a Budapest. Darsaid prova a avvicinarsi il francese Allen Foran, più indietro Alfatou, Arginello grande con Budapest che accelera, è caduto invece Darsaid sull'Arginello. Budapest su Imprizer, poi Allen Foran e Alfatou, complementamento della curva, Budapest allunga su Imprizer, si interviene adesso il francese Allen Foran in mezzo alla pista, poi anche Alfatou, serra sotto, ultima finale, Budapest prova a gestire il vantaggio sul transalpino, poi ancora Alfatou e Imprizer, Budapest a 150 dal palo in vantaggio su Allen Foran e Alfatou, Alfatou attacca dallo spunto impressionante in fondo, Alfatou vince lo steeplechase d'Europa davanti ad Allen Foran, Budapest, Imprizer, Zarcali, Pareto. Ultime fasi del grande steeplechase d'Europa con un grandissimo volo finale, Alfatou, il neo anziano montato dal francese Cyriac Santerne, allenato da Joseph Vagna, proprietà della Stage EFI Vagna, vince con gran rimonta conclusiva davanti all'altro attendista, il francese favorito Allen Foran, terzo Budapest, quarto Imprizer.